La pista del ghiaccio, la musica e le luminarie, è davvero tutto pronto al Val di Chiana Village per accogliere i turisti in questo periodo natalizio. L'atmosfera natalizia c'è tutta, dalla musica alle luci, insomma il Val di Chiana si è vestito a festa. Assolutamente sì, abbiamo trasformato il village come ogni anno in un ambiente ricco di atmosfera, atmosfera natalizia per le famiglie, per un pubblico che ha voglia di passare qualche ora in armonia e rilassatezza. Da Badia San Salvatore. Prima volta qui all'outlet? No, siamo venuti spesso. Scegliete per i vostri acquisti, perché? Perché ci piace, è conveniente e poi è un bel posto dove passare una giornata anche con la famiglia. Abbiamo completamente rivestito il village con delle lounge nuove, quindi nuovi arredi. Abbiamo portato al suo centro la pista di pattinaggio, un'attrazione che sta andando veramente molto forte. Ci sono dei piccoli eventi come quello che abbiamo oggi, un evento musicale, e poi vi è appunto questa atmosfera natalizia che ci pervade. Un turismo che in questo caso si caratterizza un po' come un turismo interno, comunque parliamo del centro Italia, insomma queste sono le zone, il Lazio da cui arrivano la Campania, ma immagino anche dal nord da cui arrivano insomma i tanti visitatori. E la nostra meta è stata premiata per questo, nel senso che il pubblico appunto ci raggiunge da tante mete diverse dal solito. Parliamo appunto molto al di fuori della Toscana, parliamo appunto ovviamente dell'Umbria, ma dal Lazio, dalla Campania. È un pubblico variegato, un pubblico che sempre ci sta premiando perché i numeri sono in forte crescita. Stiamo andando meglio rispetto anche al 2019, quindi questo ci fa ben sperare per chiudere un anno che sarà un anno da record per il Val di Chiana Village.